attraverso appunto una piattaforma che mi permette di creare dei quiz e inviarla agli studenti con un link. Prima di tutto andiamo su Google e cerchiamo Learning App. Sarà la prima Learning App. Quindi, se non ho effettuato un'iscrizione, bisogna iscriversi, perché in questo modo si può fruire delle applicazioni, ma anche crearle. Effettuiamo l'iscrizione. Nel mio caso io sono già iscritta, altrimenti bisogna fare Crea nuovo utente. Mi inserisco e quindi faccio login. Qui vediamo che ho la possibilità di andare nelle mie app già create, le mie classi che è un campo per creare classi virtuali, Crea applicazione, quindi io creo un'app già così da un formato, oppure cercare tra le applicazioni che hanno creato altri docenti. Io innanzitutto vado nelle mie app. Qui ad esempio ho delle cartelle, potrei anche cercare e creare delle cartelle in un mio repository. Potrei sfruttare già dei quiz che ho realizzato per poi inviarlo ai docenti, ai ragazzi, oppure proviamo a fare un nuovo quiz. Se sono all'inizio, quindi ancora non so come comportarmi, è consigliabile andare su cerca tra le app, perché in questo momento potrebbe agevolare un po' la realizzazione delle applicazioni. Qui possiamo scegliere se individuare i quiz media, cioè tutti i quiz, oppure effettuare, innanzitutto, cercare l'ordine della scuola, quindi può essere, asilo nido, primario, primo grado oppure secondo grado. Io voglio fare un esempio del livello primario e voglio fare un esempio su italiano, per esempio. In italiano mi escono una serie di esempi, vediamo che c'è ovviamente il tema, quindi ogni docente ha scritto il tema. Potrei scegliere ad esempio questo, femminile e maschile. Provo a vedere che cos'è, se mi piace mi rendo conto che è un quiz sviluppato come un puzzle, in cui viene chiesto femminile singolare, maschile e così via. Supponiamo che la mia classe abbia dei bambini, no? Di età inferiore, oppure scelgo semplicemente di individuare il femminile singolare, il femminile e il maschile singolare, come fare? Allora, innanzitutto, se mi piace il tipo di puzzle, e quindi potrei salvarlo in maniera tale da mantenere un repository nelle mie classi. Oltretutto, una volta che l'ho salvato, potrei anche pensare di modificarlo, perché io voglio sfruttare solo due campi, femminile singolare e maschile singolare, e non utilizzare quella figura, ma utilizzarne per esempio un'altra. Come fare? Posso modificare, crea app simili. Qui possiamo lasciare il titolo oppure modificarlo, tipo femminile e maschile singolare, perché voglio lavorare solo sul singolare. Possiamo assegnare dei compiti, tipo costruisci il puzzle e individua i nomi femminili e maschili singolari. Quindi diamo un comando al bambino in maniera tale che capisca che cosa deve fare. Lo sfondo, non mi piace questa immagine, posso anche sostituirla. In che modo? Clicco immagine. L'immagine può essere cercata attraverso un archivio di immagini Wikipedia. Posso scegliere un'immagine e mettere un'URL. Quindi, ad esempio, vado su Google, scelgo un'immagine, copio e incollo e lo metto qui, oppure cliccare e scegliere un'immagine all'interno del proprio computer, perché già l'ho selezionato. Supponiamo di andare qui per velocizzare, io voglio uno sfondo del mare, cerco. Bene, qui mi piace ad esempio una di queste figure, ne cerchiamo una, questa. La seleziono e la utilizzo.
A questo punto significa che come sfondo di questo puzzle ci sarà questa immagine. Potrei anche scegliere le dimensioni, modificare le pagine e così via. Femminile singolare lo voglio, maschile singolare lo voglio, però non voglio né il femminile plurale, quindi cancello tutto quello che appartiene a questo campo, perché il mio puzzle deve essere più piccolo, e decido anche che non ci deve essere il maschile plurale. Quindi io mi rivolgo a, decido insomma che le competenze da raggiungere siano determinate, che il quiz deve essere sviluppato solo su questi contenuti. Oppure, in questo momento io ho cancellato, ma se volessi aggiungere dovrei fare aggiungi elemento e quindi in questo momento te l'avrebbe raggiunto. Oppure, se devo aggiungere ancora di più gruppi, faccio aggiungi gruppo e mi permetterebbe di aggiungere altro, quindi il puzzle diventerebbe ancora più ricco. Io decido che sia questo, ma voglio anche cambiare, per esempio, invece di sedia, o meglio, invece di uomo, voglio mettere tavolo. Invece di sedia, voglio mettere mela. Voglio cambiare qualche parola, quindi io lo posso cambiare tranquillamente, invece di nonna, voglio mettere mamma. Ovviamente tutto in funzione un po' di quello che si fa in aula, no? Lascio così, ho cambiato qualcosa, come vedete, cambiare è semplice, basta cliccare dove si vuole cambiare e si cambia. Supponiamo che vada bene, vado avanti, qui mi permette di scegliere i cartoncini se sono medi, grandi o piccoli, in questo momento faccio il medio, decido il medio, quando finisce possiamo dire molto bene, oppure benissimo, oppure bravissimo, perfetto, quello che vogliamo. Se si vogliono fornire delle indicazioni per la soluzione, possiamo indicare, per esempio, quali possono dare degli indizi per andare a compilare questo puzzle. Vogliamo vedere l'anteprima. Faccio anteprima. Ecco qui il puzzle, dice costruisci il puzzle, individui i nomi femminili e maschili. Benissimo, questo è il puzzle, quindi siamo sul femminile singolare, bene, gomma, mela, mamma, casa, questo è come apparirà il bambino nel momento in cui fa il click, fa un click, quindi non c'è bisogno che si apra un'altra applicazione, ma semplicemente si apre una pagina, sia su uno smartphone che su un iPad che su un tablet e anche sul PC. Mi piace, quindi la salvo. Voglio esportarla e quindi dare il link alle famiglie, quindi al bambino, attraverso i diversi canali di comunicazione, un registro elettronico, una classe virtuale. Si copia questo link qui, si copia, supponiamo di avere una classe virtuale, tipo come ce l'ho io, vado sui lavori del corso, faccio crea, ad esempio compito. Oppure semplicemente materiale, potrei anche fare compito. Questo è un compito, io ti dico quiz sui generi maschili e femminili. Ok, a questo punto, una volta che ho messo questo, posso decidere, ovviamente gli studenti lo sappiamo benissimo, posso crearmi l'argomento, io dico grammatica, ok, aggiungo, metto un link, questo link sarà il mio link che ho creato, ecco qui. Una volta che inserisco il link, che si carica, faccio assegna e quindi arriverà a tutti gli studenti. Quindi qui correggo innanzitutto. Ok, assegna. Che cosa arriverà? Arriverà nella classe virtuale un link che permetterà loro di fare il quiz. Quindi apriranno qui, sceglieranno questo ed ecco qui il compito. Diciamo, faranno il quiz. Vedi? Pane. Pane non appartiene alla categoria femminile, te lo dice, perché appunto c'è un'autocorrezione. Quindi per riepilogare, si potrebbe andare a scegliere da cerca tra le app
Innanzitutto ordinare le informazioni con i media, scegliere il livello, se primario, primo grado, secondo, perché ovviamente sono sviluppati per livelli di contenuto, di competenza, di ordine di scuola. Scegliere la materia. Se ci piace qualcosa, basta guardare degli esempi che sono vicini a quello che noi vogliamo. Nel momento in cui ci piace l'esempio, ad esempio il numero dei nomi, lo clicchiamo. Se ci piace, basterebbe anche creare l'app simile. Cambiare all'interno delle cose, eliminarle oppure aggiungerle e quando ci piace copiare e incollare il link che troviamo sempre in fondo. Dopo il mostrante prima ci fa salvare l'applicazione e ci dà il link alla fine qui. Questo link può essere inserito in qualsiasi mezzo di comunicazione.